Suono della campanella stamattina per gli studenti calabresi che hanno ricevuto come di consueto il saluto delle istituzioni. A Cosenza il sindaco Mario Chiuto ha scelto due scuole del popoloso quartiere di Via Popilia per portare, nel primo giorno di scuola, il saluto dell'amministrazione comunale e il suo personale augurio agli studenti e agli scolari. La scuola non è solo un luogo fisico, ma è un'occasione per una nuova vita fatta di sentimenti positivi, di un rapporto con gli altri bambini, con gli altri ragazzi, di un rapporto con i docenti, il luogo dove si incontrano tutte queste persone, dove si formano gli uomini del futuro. Quindi ho fatto un augurio ai ragazzi per iniziare questa nuova avventura con la mente e con il cuore e di aiutarci. Ho chiesto pure rispetto alle buone pratiche che noi portiamo all'interno della città, come la raccolta differenziata. Ho visto negli anni che i ragazzi delle scuole sono quelli più sensibili a questi temi e ci aiutano anche portando questi concetti all'interno delle famiglie, all'interno delle case. Quindi sono i nostri migliori alleati. Oggi ho fatto loro gli auguri, ma ho chiesto anche di darci una mano in questa idea di città, che è una città delle buone pratiche, è una città della salute, del benessere, dell'accoglienza, del rispetto degli altri, del rispetto anche del decoro urbano. Il sindaco ha poi riservato un augurio speciale ai bambini che per la prima volta si apprestano ad entrare nel mondo della scuola. Lo ha fatto consegnando il suo messaggio stampato su due cartoline ricordo, raffiguranti la prima il planetario e l'altra un'immagine della mostra Battito Animale, Cracking Art, che ha riscosso tanto successo tra grandi e piccini.